Grazie mille, buongiorno a buongiorno. tutti. Allora, sì, siamo in due perché ci servivano effettivamente quattro mani per questa presentazione. Eh, parleremo di realtà aumentata, come anticipato. Entreremo nel mondo della realtà aumentata e vedremo come questa applicata all'industria eh, porta benefici: benefici in termini di efficienza, in termini di produttività e in termini di sicurezza. Eh, vedremo i diversi tipi di realtà aumentata. Perché eh, i dispositivi disponibili sul mercato sono tanti e ognuno ha eh, il suo uso e le sue particolarità e le sue prerogative. Eh, prima di iniziare mh, andremo veloci perché ci ha inseguito una voce dicendo i tempi siamo in ritardo quindi correremo un po'. L'unica slide autoreferenziale è questa, parla di noi. Kyber è il marchio eh, che è stato dato da VR Media. VR Media è un'azienda nata nel 2002 da uno spin off del, mh, della scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Um, e più nello specifico un gruppo di ricercatori del laboratorio uh, di robotica percettiva ha avuto un'intuizione, ossia, e vi ricordo parliamo del 2002, ossia la possibilità di utilizzare la realtà aumentata a supporto dell'industria, ossia di aiutare gli operatori sul campo ad essere, come dicevamo prima, più efficienti e più, e più produttivi. Uh, quindi è nata una startup che negli anni ha collaborato con importanti player dell'industria italiana. Italiana, dando vita uh, al primo prototipo nel 2007. E immaginatevi, nel 2007 non erano mh, né un casco. <ride> Con un dispositivo di questo tipo o nemmeno gli occhiali Raiban che siamo abituati a vedere nel, eh, in giro con appunto la realtà aumentata. Era un um, ovviamente un dispositivo, un visore che, però, dietro aveva uno zaino che pesava qualche chilo solo di pacco batterie. Negli anni, ovviamente, il prodotto si è evoluto. Eh, e siamo arrivati appunto ad oggi che eh, abbiamo aiutato oltre 100 aziende eh, a intraprendere un percorso di mh, trasformazione digitale, aiutando appunto, permettendo loro di eh, migliorare l'operatività sul campo, fornendo agli operatori dispositivi indossabili eh, dotati appunto di realtà aumentata. Ma passo la parola a Corrado per raccontarci meglio cos'è nello specifico la realtà aumentata e quali sono questi dispositivi. Grazie Denise, buongiorno a tutti. Allora cercherò di non farvi uh, una lezione chiaramente su quello che è la realtà aumentata assistita perché sono sicuro che tutti ormai sappiamo, sappiamo che cosa sia. No? È ormai sempre più pervasa sia a livello consumer che a livello industriale. Basti pensare, proprio recentemente ho visto la pubblicità. Di una, di una Volkswagen, credo, che eh, fa vedere che finalmente anche sulle automobili, oltre al ormai vecchio e vetusto d display, ci sono eh, delle informazioni che possono essere fruite dagli utilizzatori. In questo caso, dai guidatori delle automobili, eh, in realtà aumentata. Oppure anche, per esempio, già credo più di un anno fa, ormai, Ferrero che ha introdotto nelle, come si chiama, nelle sorpresine dei, dei famosi ovetti anche la possibilità di animare i giocattolini per intrattenere per qualche minuto i, i più piccoli. No? Ehm, da un punto di vista, eh, prima di cominciare la presentazione, eh, volevo riprendere un attimino un paio di concetti che mi sono eh, saltati subito all'occhio delle presentazioni precedenti. Eh, L'integrabilità, integrabilità della progettazione, integrabilità delle informazioni e di tutto quanto e anche, soprattutto nella presentazione di Massimiliano, ha fatto un cenno a quelle che possono essere le barriere culturali. Ed è una, chiaramente una tematica che per chi fa computer indossabili, come noi, è molto sentita no? ed è anche in grado, come diceva anche Massimiliano, di far naufragare, naufragare interi progetti. E poi anche l'intervento di, di Luca Timossi dell'Istituto Italiano che addirittura ci ha portato un caso d'uso che è quello appunto del training in realtà virtuale o in realtà aumentata appunto dei processi, dei processi di saldatura. Che cos'è la realtà aumentata, la realtà estesa, la realtà mixata, la realtà assistita? Ci sono 100.000 definizioni con 100.000 declinazioni, in realtà è appunto un punto di incontro tra una realtà virtuale e il mondo vero. Il mondo vero è quello che noi vediamo con i nostri occhi. Il mondo virtuale è praticamente una ricreazione completamente artificiale di una situazione, che può essere eh, una coppia, può essere un twin o può essere anche una, una ricreazione completamente di fantasia, di pura fantasia. In mezzo c'è la realtà aumentata, che quindi ci permette di vedere dei dati, delle immagini, degli oggetti del mondo reale, come se li vedessimo con i nostri occhi, e aggiungerci anche delle eh, informazioni di vario tipo, informazioni numeriche, informazioni visuali, dati eh, in contemporanea, in sovrimpressione, in maniera eh, diciamo mixata, in maniera assistita e tutte le varie declinazioni. Perché siamo venuti qui a parlarvi di realtà aumentata? Perché Um, quello che io prima ho detto cioè um, tutto quello che viene fatto che viene progettato uh, gli algoritmi di intelligenza artificiale di cui ci ha parlato anche Federico uh, pa parecchi, parecchi di questi devono essere anche poi fruiti dagli utenti in un modo o nell'altro come possono essere fruiti possono essere fruiti con un computer come tutti noi sappiamo cioè, chiunque ha usato un computer io sono nato con l'80-86 quindi Abbiamo subito anche l'evoluzione dei personal computer, eccetera. Dopodiché, può essere, in tempi più recenti, c'è stata la rivoluzione degli smartphone: l'evoluzione, non l'introduzione, scusate, l'evoluzione dei dispositivi mobili da semplici dispositivi per telefonare a dei piccoli computer veri e propri, anch'essi, che danno una mobilità e la possibilità di essere connessi in tempo reale a tutti. E chiaramente, in tempi ancora più recenti, i cosiddetti dispositivi indossabili. Come spesso accade, si parte da eh, esempi consumer, quindi entertainment, cinema, giochi, eh, videogiochi, eccetera, per poi arrivare anche a esempi molto più con concreti già applicati. Quindi la fruizione dei dati, qualsiasi tipo di dato a disposizione, dati semplici, eh, il knowledge, il know-how o algoritmi sofisticatissimi, comunque deve, ad oggi passa ancora attraverso un'interfaccia. Quindi, un'interfaccia indossabile di virtual reality o di eh, mixed o extended reality, oppure un'interfaccia che può essere fissa come un computer, allo stesso modo in realtà virtuale o in realtà aumentata, o un dispositivo mobile. Qual è il panorama oggi? Focalizzandoci su quello che diciamo noi conosciamo meglio, cioè la realtà mixata o assistita. Qual è il panorama oggi? dei dispositivi a disposizione in ambito industriale. La prima domanda che io mi faccio è, ci sono delle, la tecnologia è sufficientemente matura, a, qual, a che punto siamo arrivati? La risposta è semplice, no, la tecnologia non è matura, non esistono nemmeno degli standard di riferimento per, a fronte dei quali si costruiscono e si progettano oggetti come questo. Quindi è chiaro che la tecnologia non è matura. La seconda domanda, dico bene. Dove è arrivata la tecnologia? Quali sono le opzioni disponibili? C'è una tecnologia migliore delle altre? E Vorrei insieme a Denise dirvi sì questa, in realtà la risposta onesta e vera è non esiste una tecnologia oggi migliore delle altre, punto. Esistono tecnologie, diverse tecnologie, che sono migliori delle altre per determinati casi d'uso, per determinati ambienti di lavoro, per determinati impieghi. Questo oggi è il primo punto. Che volevo condividere con voi. Da un punto di vista prettamente industriale, capite bene che ne deriva che la scelta del tipo di tecnologia disponibile va poi a influire in maniera preponderante su quello che può essere il successo di un progetto oppure semplicemente sulla fruibilità, l'utilizzabilità di tutto ciò che è il know-how a disposizione, che sia diciamo know-how tradizionale o generato da algoritmi di intelligenza artificiale. Oggi praticamente le tecnologie a disposizione sono due. Una è la cosiddetta optical see True, e cioè una tecnologia con dei display semitrasparenti, come per esempio appunto facevo l'esempio della Volkswagen che addirittura l'ha inserito dentro nel parabrezza. Ha delle limitazioni, sì, ha delle limitazioni in termini di risoluzione, limitazioni in termini di visibilità in determinate condizioni di luce. Vi, eh, limitazioni in termini di uh, campo di vista di, entro il quale si possono aggiungere elementi generati dal computer. Dall'altro posto ci sono invece tecnologie video C true, se volete più tradizionali, mol, meno fighe, come per, per usare parole di Anil, però non per questo meno efficienti o meno efficaci, sempre declinati in determinati casi eh, e ambienti di utilizzo. Questi sono praticamente dei display dei micro display eh, diciamo tradizionali sui quali, dentro i quali la persona guarda e vede l'equivalente più o meno grande più o meno vicino più o meno lontana di un monitor sul quale possono essere messe eh, diciamo immagini del mondo reale e immagini invece o comunque dati generati generati al computer è una tecnologia eh, vecchia non figa sì però se pensate Dopotutto, Apple ci sta puntando parecchio. Se è vero metà di quello che eh, diciamo ci, ci, hanno, ci hanno raccontato svelandoci il provision, eh, praticamente hanno puntato anche loro su questo tipo di tecnologia. Nonostante sembra che si veda in trasparenza la, la, il viso della persona, in realtà c'è un doppio schermo opaco, quindi la vista in quel caso è completamente occlusa. A mio avviso, non è nemmeno realtà aumentata, e realtà virtuale cioè se vogliamo da un punto di vista, e all'esterno c'è un secondo display che di fatto ricrea l'immagine con anche la mimica facciale e, e diciamo delle espressioni della, della persona che lo sta indossando. Quindi questo soltanto per dire che cosa? Per dire che la tecnologia ancora non ha preso una uh, direzione specifica. Qualche tempo fa si pensava che l'optical see-through, quindi la trasparenza, fosse il futuro oggi probabilmente l'approccio di più aziende, almeno delle aziende leader, è ancora diciamo incerto. Un altro limite oggi della fruizione di queste eh, dell'informazione, del knowledge, del know-how che un computer indossabile ti permette di, eh, di avere è l'interazione e qui si ritorna alle barriere culturali. L'interazione non è l'interazione alla quale siamo abituati noi col mouse, con la tastiera. Può essere con sintesi vocale, può essere con gestore control, con la PlayStation, con, con gli anellini, eccetera, eccetera. Sta di fatto che in un ambito industriale questo rappresenta ancora oggi uno scoglio non indifferente per, da essere superato. Questo vi ho portato questo esempio che ovviamente è il nostro, ripeto, non perché sia più bello degli altri o che funzioni meglio degli altri. Sicuramente funziona meglio degli altri in determinati ambiti e in determinati casi d'uso. Però è un esempio di quello che oggi offre il, diciamo, il panorama industriale, chiaramente declinato poi in N uh, uh, diciamo, uh, casi d'uso, di cui per esempio Luca ce n'ha portato uno proprio all'inizio e che adesso Denise ci fa rapidamente. Sì, indipendentemente da quello che è eh, il ruolo dell'operatore sul campo, sono eh, numerosi i casi d'uso. Qui ne abbiamo riportati alcuni a titolo di esempio, appunto. Si parla di assistenza alla produzione, di assistenza durante le fasi di engineering e construction. Quindi eh, da quello che è l'avviamento di un'attività, un quindi dalla fase di start-up fino alle fasi del final acceptance test. E via dicendo. Eh, si parla di ispezioni o di certificazioni. Da qui l'immagine che vedete: abbiamo aziende, eh, nell'esempio RINA, che, usa, eh, che non viaggia più per andare. Eh, oceano per andare a collaudare e a fare audit nelle navi ma eh, lascia indossare a chi è già sulla nave il, il casco e segue e l'operatore che è sulla nave segue una serie di istruzioni che gli compaiono a display eh, si parlava di training se ne sta parlando da, da questa mattina se ne parlava ieri con qualcuno eh, il tema della supervisione è importante per rendere il lavoro più sicuro e per far sì che magari anche i nuovi Ingressi i nuovi operatori eh, diminuiscano quelli che sono i tempi di affiancamento che siano autonomi fin da subito perché guidati da altri strumenti che non sono necessariamente un'altra persona che può essere impiegata in altro. Quindi, non c'è più la persona che ti affianca e infine quella che è l'assistenza, quella che chiamiamo assistenza post vendita, ma in realtà è l'assistenza da remoto che può essere fatta sia al proprio operatore, quindi all'operatore della propria azienda, sia anche a qualcuno. Un'azienda cliente alla quale abbiamo venduto un prodotto. Eh, I benefit li abbiamo già eh, elencati. Si parla di efficienza e produttività, immaginate. La possibilità di intervenire subito eh, nelle fasi di troubleshooting senza dovere necessariamente parlavamo appunto di magari eh, macchinari venduti venduti mh, a decine di migliaia di chilometri, eh, non occorre prendere l'aereo e andare sul campo a vedere cosa è successo. Un operatore anche meno esperto può indossare uno strumento, un computer indossabile e eh, essere guidato nelle fasi di troubleshooting e risoluzione del problema. Eh, la sicurezza sempre più importante, il eh, meno persone impiegate sul campo significa anche eh, più sicurezza. Eh, e infine, ultima ma non per ultima, appunto la sostenibilità, se ne fa un gran parlare ultimamente. Eh, gli organismi governativi di tutto il mondo eh, incentivano le imprese a eh, diminuire quella che è la CO2. Ecco, diminuire i viaggi eh, degli operatori per andare eh, appunto su a risolvere problemi non nella propria sede dell'azienda, eh, non solo è un notevole risparmio in, tempi di, eh, in, in termini di tempo viaggio, di costo e, e anche tempi di fermo macchina, perché chiaramente eh, i tempi di risoluzione del problema si accorciano, ma anche in termini di sostenibilità. Un, produrre uno strumento di questo tipo, eh, dalle plastiche, dalla scocca a cavi trasporto e via dicendo comporta circa eh, 300 un consumo di 300 kg di CO2. Immaginatevi un viaggio in aereo, quante tonnellate di CO2 si risparmiano e quindi che mano alla sostenibilità viene data. E con questo ho concluso. Grazie.